Dunque, tentativo di entrare nell'aggiornamento, prenotare gli aggiornamenti. Col portachiave inserisco l'user ID, dal portachiave pesco la password, la inserisco nel campo della password. Clicco sul login. Dico a Firefox di non salvare la password, scelgo il macroprofilo, operatore registrato, clicco sul login, mi dice che la password è scaduta, devo rimetterla nuova. Riprendo il mio portachiavi, prendo l'identità, la incollo sull'user ID. Dal portachiave riprendo la password vecchia scaduta, la incollo sulla vecchia password. Creo ora una nuova password. Ci penso un po' e la scrivo. La ripeto, invio, deve contenere almeno un numero. Va bene, allora si rifà con un numero. Ovviamente ci ho pensato e la riscrivo con un numero. La ripeto, uguale. Deve contenere almeno una lettera maiuscola. Allora, facciamola con la lettera maiuscola e un numero. A questo punto sono contento perché ho fatto tutto come voleva il programma. Invio dati di accesso non corretti. Ecco, questa è una cosa incredibile. Dei programmatori seri non fanno queste stronzate alla gente. E prendono soldi nostri anche. Sono pagati dalla regione. Che faccio? Che fareste voi? Provo ad accedere con i dati che ho messo nuovi, sperando che abbia preso la password. Quindi rimetto dal portachiavi, rimetto l'user ID. Vado a scrivere la password nuova. Ecco, e lui mi mette altri pallini, altri caratteri che io non ho messo dopo che l'ho scritto quella lì, e mi dice utente non trovato, user ID e password o password errati. Che si fa? Login? Niente. Dati di accesso non corretti. Allora rimetto ritento la password vecchia, rimetto l'user ID dal portachiavi. Rimetto la password vecchia. Rimetto mi allunga la password in maniera che io non ho messo. Non mi fa scegliere il macro profilo, mi dà soltanto scegli il macro profilo, non mi apre più la finestra con tutte la tendina. E mi dice campo macro profilo obbligatorio per forza, però se non me la fa vedere. E come fa a entrare?
È pazzesca questa programmazione. Veramente chi l'ha fatta deve essere buttato fuori a calci dalla regione toscana. Non gli si può pagare, gli si deve riprendere anche soldi per come ha fatto il programma. Questo è da anni, sta funzionando così. Rifaccio un'altra volta. Ho pigiato reset, quindi avendo pigiato reset mi immagino che abbia resettato tutto. Rimetto la mia vecchia password, immaginando che mi faccia rifare tutta la... Niente, siamo alle solite. Questo è il discorso. Qui siamo di fronte veramente alla disonestà pura, colata proprio. Questo è una cosa, un modo di lavorare veramente schifoso da parte di ha il rapporto con la Regione Toscana per svolgere un compito che non svolge bene e fa veramente pena, per non dire altre cose più brutte.